a San Benedetto, ho fatto un corso di tombolo per non pensare alla situazione, mi sono realizzato anche le tende per questa casetta. 11 lunghi mesi trascorsi tra le pareti di una stanza d'albergo e la nostalgia di casa, di queste belle montagne. Bellissimo tornare qui, noi stiamo benissimo, i bambini stanno bene, ci mancava troppo l'aria di Accumoli. Oltre 100 le casette consegnate finora, con il rientro di tutti gli abitanti previsto per la metà di settembre. Signora, come va la vita nelle casette? Benissimo, ci uniamo la sera, siamo insieme, ho ritrovato i miei amici che erano qui e la vita è abbastanza bella, una nuova vita. Dopo il dolore e le difficoltà, Accumoli torna a vivere. A breve l'avvio delle operazioni di rimozione delle macerie pubbliche e private e i lavori per la realizzazione della scuola provvisoria, di un bar, del negozio di alimentari e del presidio sanitario, mentre non si arresta la catena della solidarietà. Noi veniamo da Boston, siamo venuti direttamente qui al sindaco di Accumoli per dare un piccolo aiuto da tutti i connazionali italiani di Boston. Ci spostiamo nella frazione di Ilica. Qui Alfredo, produttore di formaggi, dal 24 agosto.